A volte succede. Accade che una mostra cessi di essere soltanto un'esposizione di opere per diventare qualcosa di più e di diverso. Per diventare scoperta, visione e voglia di ricominciare. E ciò è accaduto a questa mostra, La Grazia e la Luce, allestita nel Palazzo del Duca di Senigallia su iniziativa del Comune, della Soprintendenza e della Diocesi, e che riunisce alcuni dei capolavori del 400 nelle Marche. Simbolo di questa luce ritrovata è la tavola Madonna con Bambino e Santi di Pietro Vannucci, detto il Perugino, conservata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Senigallia. Un'opera affascinante e un po' dimenticata, che oggi, grazie allo splendido restauro eseguito da Isidoro e Matteo Bacchiocca, si offre allo sguardo del visitatore per quello che realmente è, una delle testimonianze più preziose del nostro Rinascimento. Ma questa mostra è tante cose insieme e ci racconta molte affascinanti storie. Racconta la bellezza ed unicità del patrimonio artistico del nostro territorio, rivela il coraggio di un gruppo di imprenditori locali, l'Accademia della Tacchinella, che nonostante la crisi economica sceglie di finanziare il restauro della tavola del Perugino nella convinzione che quell'armonia rappresenti un bene prezioso per la comunità, qualcosa da proteggere e valorizzare. E soprattutto questa mostra ci restituisce il senso di questa speranza comune. Ci dice che è giusto ripartire da qui, dallo splendore della nostra storia e dalle nostre opere d'arte. Dopo 80 anni dall'ultimo intervento che è stato effettuato sulla tavola, il dipinto del Perugino, che raffigura la Madonna col Bambino e i Santi, conservato nella Chiesa delle Grazie di Senigallia, è stato sottoposto a un nuovo intervento che ha rivelato molte sorprese e che ha ridato la giusta dimensione ad un'opera profondamente svilita e offesa da numerosi interventi di restauro, un dipinto che è stato provato anche da numerosi avvenimenti, non ultimo eventi sismici che lo hanno danneggiato profondamente. Il dipinto ha un suo corrispettivo, un suo gemello, siamo soliti dire, in un dipinto che è conservato nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Sono gli stessi santi che vengono riproposti nella tavola di ora Senigallia, con una sola diversità, cioè San Giacomo Maggiore, che viene realizzato al posto di Santa Maria Maddalena. Vale la pena fare un piccolo rimando appunto a questa tavola, perché ci ha permesso di fare non solo dei raffronti con la tavola di Senigallia, ma soprattutto di dare una lettura e delle risposte ai numerosi interrogativi che questa tavola di Senigallia ha da sempre posto. Il primo interrogativo è senz'altro quello della committenza. Il discorso è stato però chiarito durante questo intervento di restauro. Lo stemma che risulta nella parte del trono, nell'antepedium del trono, è lo stemma dei Peruzzi, nobile famiglia fanese che ha avuto molti incarichi nella città di Fano. Un'altra particolarità che è emersa con l'intervento e che è servita a farci arrivare quantomeno a una collocazione cronologica più sicura dell'opera è stato un particolare che non si vede a occhio nudo, ma che rimane in questa zona sotto il libro retto da San Giacomo Apostolo, del quale è rimasto il disegno preparatorio. È un vaso per gli unguenti, che è l'attributo iconografico più consueto per Santa Maria Maddalena. Quindi c'è questa corrispondenza, diciamo, fra l'immagine fanese di Santa Maria Maddalena e l'immagine della pala delle Grazie con il San Giacomo Maggiore, che però nella sua costituzione iniziale doveva essere senz'altro una Santa Maria Maddalena. Probabilmente è stato tenuto, conservato in un'abitazione privata, probabilmente il palazzo, la cappella privata dei Peruzzi, dei committenti, finché non è stato donato
alla comunità francescana delle Grazie e lì conservato prima sull'altar maggiore, poi nel coro, trova anche menzione in tutta la letteratura locale, che però parte da una data avanzata, perché si comincia a parlare del dipinto solo nel 1733 e non prima. Quindi probabilmente, ecco, tutto quello che è successo prima è successo nelle mura domestiche o dei Peruzzi, o forse, come dice anche una testimonianza, nella stessa famiglia roveresca. Il restauro del Perugino di questa tavola iniziò nell'aprile del 2013 con l'arrivo qui a Urbino nel laboratorio di questo dipinto dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie di Senigallia. Al fine di poter iniziare l'intervento di restauro era appunto necessario conoscere l'opera d'arte nei suoi minimi dettagli. Ciò ha permesso ovviamente di conoscere tutte le strutture del dipinto, sia a partire dal supporto, in questo caso sono 13 tavole di pioppo affiancate l'una all'altra in senso verticale della fibra del legno, che tutti gli strati successivi sovrapposti alla tavola. Sulla preparazione il Perugino imposto il suo disegno preparatorio con due metodologie diverse. La prima, che riguarda l'architettura, realizza le linee di fuga e le direttrici mediante incisione della preparazione, mentre i personaggi sono stati realizzati probabilmente, ma è un dato che non ha dato conferme certe, con l'utilizzo di cartoni. A conclusione dell'impostazione del disegno, il Perugino inizia a stendere il colore mediante velature, un colore costituito da una tempera magra, una tempera all'uovo. La tecnica pittorica è molto particolare rispetto alla maggior parte delle sue opere, infatti realizza i toni cromatici, le sfumature e i volumi mediante sovrapposizione incrociata di piccoli tratti accostati l'uno all'altro. Questa tecnica riprende molto fedelmente la tecnica con cui il Perugino realizza gli affreschi. Sulla base dei risultati delle indagini scientifiche invasive, quali microprelievi e stratigrafie, e quelle non invasive, quali rifotografia, radiografia, luce di Wood e osservazione a luce radente, si è potuto avere chiara la situazione conservativa del dipinto, su cui poi successivamente si è redatto un opportuno intervento di restauro. La prima operazione di intervento attuata sul dipinto del Perugino è stato il consolidamento degli strati più profondi della preparazione e della pellicola pittorica. Questa operazione ha permesso di ridare coesione e adesione a questi strati. La fase successiva è stato l'intervento di pulitura, ovvero l'asportazione e l'eliminazione di tutte quelle sostanze sovrammesse e non originali che impedivano una corretta visione estetica dell'opera. Cioè, ovvio che la pulitura ha riportato in luce particolari che prima non si potevano osservare, come ad esempio i due segni di bruciatura sul piede e sul manto di San Francesco, che appunto documentano che l'opera era posizionata su un altare e illuminata ovviamente con delle candele. Sono emersi anche elementi particolari, come questo graffito quasi coevo all'esecuzione della tavola, di difficile interpretazione poiché ha delle abbreviazioni che si possono fare solo ipotesi sul nome del soggetto che incise quest'opera, però abbiamo la certezza della data in cui si legge 1507. Conclusa la fase di pulitura, l'opera è stata sottoposta ad un ciclo di circa un mese di disinfestazione a causa del riscontrato presenza di insetti xilofagi all'interno del legno. Il restauro si è concluso con l'operazione, quella più complessa, date le numerose presenze di lacune, della reintegrazione pittorica. Tutte le lacune sono state stuccate e reintegrate con colori ad acquerello mediante la tecnica della reintegrazione a selezione cromatica. Questo tipo di tecnica permette di reintegrare le parti mancanti mediante una campitura riconoscibile ad una osservazione ravvicinata del dipinto, ma che si innesta con la parte originale a debita distanza. L'Accademia della Tacchinella è un gruppo di amici imprenditori che periodicamente si incontrano per parlare di cultura e di territorio. Ci unisce la passione per il gusto del bello, per il lavoro e per lo stare insieme. L'idea di contribuire
al restauro di questa importante opera del Perugino nasce dall'amore che abbiamo verso il territorio e di quello che è nel territorio. In questi momenti di difficoltà economica riteniamo che investire in cultura, in bellezza, in arte sia utile per ridare fiducia prima di tutti a noi stessi, nelle nostre capacità e nelle nostre potenzialità che il lavoro ci esprime, e allo stesso tempo ridare futuro e speranza per un mondo migliore a tutta la comunità. Credo che già sia stato presentato questa pala d'altare da un punto di vista artistico. A me interessa sottolineare l'aspetto spirituale, l'esperienza o la testimonianza di fede. In fondo questo grande mecenate commissiona questa pala d'altare come ringraziamento per un dono ricevuto. E allora questa preziosa pala d'altare ci è stata trasmessa prima di tutto dalla fede. Certo, molti guarderanno l'artista, molti guarderanno il tocco del pennello, ma tutto questo è avvolto da questa realtà. La fede nella presenza di Dio, nella provvidenza di Dio. E quindi una parola di gratitudine a tutte le ditte che hanno accettato l'impegno di restauro. Questa mostra è il frutto della cooperazione virtuosa tra comune, sovrintendenza, la nostra diocesi e un gruppo di imprenditori, l'Accademia della Tacchinella, che valorizza lo straordinario patrimonio artistico del nostro territorio. Simbolo dell'evento è la Tavola del Perugino, conservata presso la Chiesa delle Grazie e magistralmente restaurata da Isidoro e Matteo Bacchiocchi. Si offre ai visitatori per quella che è, un gioiello indubbio del Rinascimento italiano. Per la città di Senigallia questa mostra rappresenta anche tanto altro. È il primo evento che mettiamo in campo dopo la tragedia del 3 di maggio, e rappresenta un grande simbolo che la bellezza ci può restituire il valore della nostra gente e dei nostri luoghi. Il risultato ha permesso di riconsegnare al dipinto il suo importante valore estetico e storico-artistico.